Stiamo facendo delle prove con l'idrogeno, che è tutto in avvenire. Poi abbiamo la prova, diciamo, quella a gas, che è secondo me la più attuabile, aspettando poi l'elettrico, che cercheremo poi a livello europeo dei finanziamenti per riuscire a fare il famoso discorso delle frecce Rapallo-Portofino, dove praticamente avremo 4 autobus che saranno in divenire elettrici per un maggiore, diciamo, rispetto dell'ambiente, e quindi ci stiamo evolvendo, anche ATP si sta evolvendo su questa nuova, diciamo, linea green.